Allora, io come vai? A chiedere se mi fai sulla colonnata adesso, dopo, quando, dopo. Sì, tanto andiamo. Come fai? Allora, io accendo la macchina. Non ci sono.
Buccia con me. Mini, posso togliere? No, no, i semini sono la parte più bella. Ho visto che non è... Grandi allenamenti, sono riuscito a rivoluzionare l'antico concetto di giocoleria. Va là. E adesso ve ne darò una riprova. Mi si portino gli attrezzi. Dai, qua, questo è addormentato. Ed eccole qui. Quella che vedete fra le mie mani è una clava. Una clava, questo antico attrezzo, voi lo avete sempre visto così, intorno al pollice a sinistra, con un giro, con un doppio giro a destra, con un doppio giro a sinistra, sotto la gamba destra, sotto la gamba sinistra, sotto la gamba destra, sotto la gamba sinistra e ancora sotto la gamba destra, dietro la schiena di qua, sotto la gamba destra, doppio giro, ripresa a destra, doppio giro, ripresa a sinistra, giro con rimbalzo e ripresa, giro altissimo! C'è il sole, giro altissimo! Altissimo, ripresa, lanciata con il piede! Girata in questo modo, rivoluzionata, ma grazie alla mia rivoluzione della giocoleria io vi posso garantire che una clava può essere anche lasciata cadere. Ma per favore,
che c'è qualcuno scettico. Quindi lo farò più difficile. Non una, ma bensì due clave. Due clave, voi gente le avete sempre viste girare così. Mano destra, mano sinistra, doppio giro. Doppio giro contemporaneo, giro col rimbalzo, intorno alle dita contemporaneamente, sotto la gamba in questo modo, sotto la gamba in quest'altro modo, così, così, otto, giro di qua, giro di là, rimbalzo di qua, rimbalzo di là, rimbalzo di qua, rimbalzo di là, dietro la schiena, così. Bravo, non mi devi parlare, ma gente, popolo, grazie alla mia scoperta e rivoluzione vi posso garantire che due clave possono anche essere lasciate cadere. Vi adoro popolo. Adesso dai, ma c'è il signore lì che non è convinto. E che ci credo. Adesso fa. Non mi sembra così. E allora popolo lo faremo super difficilissimo. Tre clave. No, non dargliela. Non fare così. La nuova frontiera della giuocoleria. No, non te ne do, basta. Invidiosi. Popolo, voi tre clave le avete sempre viste girare così. Mano destra, più di questo non so fare, quindi accontentatevi. Provo un doppio giro così, sì, è venuto, vai, provo un altro doppio giro così. Ma grazie alla mia scoperta rivoluzionaria vi posso garantire che tre clave possono anche essere lasciate cadere. Grazie, grazie, imparate la nuova frontiera della giuocoleria. Ma aspetti che arrivi più in giorno. Porre una cosa del genere, ma allora perché tu credi di saper far di meglio? Questa gente. No, dico, tu credi di saper far di meglio? Questa gente. No, dico, fammi là! Era facile, vai, facile, no, la testa, queste cose. La nostra Renata, anziché rubare i portafogli con le scarcelle, vi farà vedere. Se riesci. Alessandro, vi farà vedere come si usano le clave. La gara? No, vediamo cosa fa. Non ce l'ho buttita, dai. Faccia vedere. Pure. Ma che fa? Un attimo di concentrazione e preparazione. Ah, ecco. Uno, sì, uno. Lei, due, quattro, tre, cinque, tre, sei, tre. Ma è facile, cioè, è facile. Me lo facciamo fare un po' più difficile. Andiamo in ginocchio, dai, in ginocchio. Ginocchio. Ginocchio da te. Ovvero. In ginocchio. Facciamo più difficile. Più difficile di così. Proviamo, proviamo. E allora popolo, seduta. Seduta. Aspetta. Mettila. E seduta. E ora. Ci vuole qualcosa di più. Basta. Ci vuole qualcosa di più intrigante. Di più? Sì. Più intrigante di questo. Toccare la schiena e tornare su. Vai. 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 Che guarda. Voglio. Oh. Oh. Vai, tocchi tutti il popolo. Che poi è sempre quello. Tre cose da fare. È quello, noi siamo onesti, Poche cose ma fatte bene. Ecco, la spaccata proprio. Bravo.
allora? Ma che stai a fare? E riprendo il filo del discorso. Eravamo qua. Questo l'hai già fatto. Vedete, tradizionale, tradizionale. Oh, bravo. Tradizionale. Non c'è innovazione, non c'è inventiva. Non è la faccia del gulare sulla bocca. Sì, va bene, sa fare. Pure il giro di tutti i testi, beh. Non vuole. Adesso vi faccio vedere io come non vuole a me. Aspetta un attimo. No, vuole il suo pochino. Aspetta, vedere un po' da. Adesso. Hai visto come si usa, no? Capirai, oh! Capirai! Allora, vedi che ha fatto il video, eh? Ah sì, adesso lo faccio vedere io. Aspetta che le riprendo. Ecco qua, hai visto? Come no? E dai! Grazie! Sai cosa faccio? Hai paura? Allora Martino, due regole fondamentali importantissime per Hai visto la prima? Tipo di gioco. La prima, pancia in dentro, petto in fuori, guarda il pubblico spavaldo, tu non temi niente. Secondo, mani sui fianchi, guarda il pubblico, no, no, i miei fianchi, tu i fianchi, mi raccomando. Fermo così, Romualdo, stai fermo? Bendina, sei pronta Renata? Sì, dai, diciamo di sì! E uno,
Vai o non vai? Aspetta, devi girare, devi correre e fare il giro. Ma dove devi andare? Ma non le fa niente, dai! Ma che sta facendo? Vediamo la tristezza. Ma noi popolo, bravo bravo, comunque fate un grande applauso anche. Ma noi popolo vogliamo farvi vedere qualcosa di ancora più difficile, qualcosa di ancora più pericoloso, volete vederlo? Popolo, altri due volontari, non uno, non uno e mezzo, ma due. Vai, vai, vai a prendere due altri balzi valorosi. Vieni, e lei? Vieni, signorina. Non puoi andare. No, ragazzi, sono cascato. Deve andare, che è Maya. Voi due. Un bel applauso a Chiara, Martino e Laura. Secondo pancia in dentro per fuori. Avanti, mani sui piedi. Perfetto. E di quale bimbo lì? Vai Radere, quelli con il cappellino. Mi riposo un attimo. Hai caprioli? Questo è bello, questo è carino, dai, è un ubriaco. Più piano.
che lancio, da sole. Dai, lancia la bomba, no? Chi tira di qua? Girati, prendere la cosa più intrigante. Sono spade. Due bastoni. Vuoi andare a vedere? Difficilissimo. Impossibile. Osservate. Black and white. Up and down. Guardate. C'è la birra. Doppio giro. Andare. Perché? Allora, hai visto che non va bene togliere le scarpe. Sì, vabbè, ma sei appena andato giù, se tu metti le scarpe. Dammi la mano. Ognuno la fa a suo modo, Sulle spalle, la maggior parte seduti, ma ognuno la fa a suo modo. Vai, dai, fai vedere un po'. Magari dopo. Dai, in sede privata. Non ti può mangiare. Con l'ario, popolo, con l'ario. Neanche se letto. Allora così posso fare. Posso anche fare così. E posso anche fare così. Posso anche dire così. Che c'è? E posso anche... Ora, popolo! Innanzitutto mi dice che ora sono, signora? 3.35, in perfetto orario, adesso daremo un'altra dimostrazione di un attrezzo, potrei dire, magico, ma che magico, lo vedrete da soli, quindi popolo, acclamate, ametista, ametista, l'attivista senza vista. Il bastone dello svolazzo, popolo, il bastone dello svolazzo. Prego con la tua dimostrazione, vai con la dimostrazione. Non ti tu fare. Osservate poi. Come mettono a robo qua? E non è scienza, sì, sennò che... Non è scienza. No, ma c'è. Che dermici di prima volevano già mettermi a robo. Un'altra volta. Sì. Qua bisogna stare attenti. Ecco, l'orbita. Osservate, studiate, come mai il sole si muove, ma chi lo fa? È una magia o è un trucco? E dici qual è? E qual è il trucco? Hai visto come è brava? Guarda. Non c'è il trucco! Dillelo. Diccelo. No! Quello che vedi è un modo per far sì che tu non vedi effettivamente il trucco. Non lo dici a me. Ti sei fatto male? No. Non è sicuro. Lo salto dell'uomo! E che è questo salto dell'uomo? Adesso vado a illustrare questa stupidata che stiamo per fare. Dai! Popolo, salto dell'uomo numero uno! Uno! Quante volte vi siete trovati in coda ad aspettare la razione quotidiana di cibo che il nostro nobile ci consegna? Ogni tanto, non sempre, però ogni tanto ce lo dà. Quante volte vi siete trovati in battaglia ad assediare le porte del castello nei cunicoli stretti uno dietro l'altro in fila e voi avevate voglia di menare le armi ma dovevate aspettare che quello davanti criccasse? Ebbene, qua
con questo metodo che noi abbiamo inventato, voi potrete saltare le file di tutto il mondo e arrivare per primi. Sì, avete qua? Capito bene, voi potete arrivare per primi, vedere. Tu e anche tu, so, sì, se ti riguardi lì così, proprio tu potresti arrivare tu primi. Vuoi sapere e adesso popolo, lo salto dell'uomo numero uno, sì, infilati, infilati. Tu vai, ti risponde. Io sono in fila, sono quello classico che sta sempre in fila, che non vuole far passare nessuno. Dai, voglio attaccare. Sì, vai, gli fai la domanda, ti risponde. Ma no, lei non passa. Fammi passare. Io sono qua da stamattina, sì. E allora? Vabbè, dai, che non fai. Lei non può passare. Andiamo. Lo chiediamo. Lasciami andare, ma tu guardi di là invece di guardare allora, che fa, aspetta, se non mi prendi a spalle o ti abbassi mi fai saltare. Va bene, dai. No, non è proprio questo, è quello che voleva far vedere. Basta che bello cristiano qua, me l'ho detto che era la stupidata. Io è pronto? No, per le braccia. Perché l'hai detto che c'è meno bambini? Dai, e ti ha risposto? Quante volte popolo? Quante volte popolo? Cambiamo completamente. Vi è capitato che state camminando tranquilli e beati per la vostra vita e immancabilmente un povero disgraziato inciampa davanti a voi e vi si para davanti bloccandovi così il tragitto. Voi non potete di certo fermarvi a dare una mano a questo povero disgraziato, no? Noi dobbiamo andare, dobbiamo arrivare primi perché noi abbiamo fretta, noi dobbiamo arrivare in orario. Allora, con questo semplice gesto potrete oltrepassare l'ostacolo senza indugi. E apri dentro e ci vieni fuori e ammazzi adesso buffonata, dai. E allora popolo, lo salto dell'uomo 3 la meridiana. Quante volte vi è capitato che andate in giro e non avete l'ora esatta di quello che sta succedendo, vero? Ma anche quante volte andate in spiaggia al mare e trovate la spiaggia piena e occupata di gente e persone? Sempre, no? Quasi sempre, quando devo andare, quando chi ci va al mare, qualche altro, con questo semplice gesto potrete sapere esattamente l'ora e soprattutto guadagnare un posto al sole senza problema alcuno. Arriva in spiaggia. Ecco la spiaggia. Fa caldo però, ma che ore saranno? Allora, cavolo, ma c'è mica posto qua? Vabbè, ma voi con questo gesto potrete... No, questo. Potrete accumulare le due cose e sapere sia l'ora che prendere il sole alla faccia sua. Siamo in discesa. Guarda cosa combinano. Guarda cosa combinano. Guarda anche tu, Elisa. Io ne sono. Aspetta che guardo. Ma non quella meridiana. Perché sapete che siamo sotto assedio, nonostante sia un giorno di festa, in attesa dello assedio e dello torneo, il grande Carteval con la vostra collaborazione ci regalerà uno dei suoi numeri migliori, e il numero delle 5 palle, il numero delle palle popolo! Signora, le palle sono queste?
Sì. E allora adesso gli darò una pallina a ciascuno. Quando ve lo dirò io, quando ve lo dirò io, voi dovrete lanciarvela. Facciamo una prova? Vai, Martino! Vediamo se la becchiamo. Riccardo, vieni qua, che non mi piace. Magari però questo è quello che intendevo. Signora, attenta la macchina. Come conti? Ricky, non mi piace per forza. Sempre una di qua a lei. Se dico di no e no, ok? Basta. Signore e signori, prima pallina. Basta. Popolo, è gravissimo. Una pallina, un battito di mani. Seguite me. Non andare lì, ok? Seguite me. Basta. No, no, ci mi prendo la roba che è morta. Raddoppiamo. Due palline e allora il movimento cambia, diventa doppio battito di mani, ovvero più qui, più qui, da. Più veloce. Non ho sentito. Amore, cosa c'è? No, no, no. Il grande Carteman! Forse. Vi ringraziamo e lasciamo un saluto di giocoleria. È dentro a te, ragazzi. Che ci accompagnano. Acclamate e gioite. Viva il Conte dal Verme. Grazie popolo. Quello con le braccia gialle! Andare!
Due pari, 3, 2, 4, 6,
5 pari. 6 e 5 per debole. Pari 6 7 8 7 per fiume. Oh, fermo. Chiesa, tre gradi campo. Pronti? 9-7 per fiume, pronti a voi? Prossimo sfidante. In campo abbiamo Felce, la rana. Cerca di sfidante. Vedo che si appresta Cuffo. Ci credono davvero, eh? C'era quella vicenda di fianco alla casa e si rotolavano con la mano con la casa. Sì. Sì. Allora, elmo pendolare senza mantello alla mia sinistra, Felce, alla mia destra con mantello bianco, Cuffo. Non pronti, sembra che c'è un mantello messo male. Io non so, quello che mi hanno messo male. Sono pronti? A voi! Uno per Felce, stop! Quanto corazzato saltato! Non abbiamo quanto di riserva dentro 0 secondi. Se vuoi fare il giro, dove vuoi andare? Andare a fare il giro, sì. Bene.
Siamo 1-0 per Felce. Tempo di fermato, credo quasi subito. Pronti? A voi! Felce, molta roba leggera è passata. Una conferma. Tilde. 4-3 Felce. Era tanto tempo che non le succedeva. 4 pari. 5-4. Ma cosa bene col sole? Pare. Sei pari. Infatti adesso non stavo di andare. No, stavo facendo così. Nella qui? Sì, sì, sì. Sette pari. Che la poltrona bella troppo. La poltrona troppo. 7 con voi. Poltrona. 10-9 gufo. Sento respirare come dei aveva detto 11-10 gufo. Sì, ci pari. Ma magari esatto, però dice a tempo. Stop, tempo! Siamo 11 pari, tempo finito. Ok. In genere combattimento alla resa o quando il difensore sente di essere stato colpito. Combattimento debilità senza armatura. A voi? Chiedo venia, ma aspettiamo che abbia anche un piccolo strumento di difesa, visto che io ho due armi, mi sembrerebbe poco estico. Mette di difesa tipo la palestra? No. Dipende benissimo con la palestra. Ma guarda, noi merite non siamo abituati. Ce ne abbiamo le merine tolte. Aurora? Vuoi combattere tu? Oh, ma lei combatte? Uccide Rossano? No, è del Vinci. Le ha quando fa la mamma così poi è Roma si fa sì vabbè adesso poi andiamo giù no che vai giù con la navetta ci passi davanti alle andiamo giù piedi no andiamo giù piedi come vuoi è colui che viene colpito a dichiararsi colpito ma che fai la macchina fotografica tienila te non ci vado a me la mia al collo però tienila al collo sì. Ma poi dopo prima cosa i capelli sotto la confetta non mi dicono niente no su 3 o su 3 è mia età, non è una cosa che non va bene.
Ciccio.